Dopo un mese di agonia è deceduto nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno Manuele Iacconi, 34 anni di piano di Momio ma residente a Massarosa, che il 31 ottobre, la notte di Halloween, fu vittima di un'aggressione in via Coppino in Darsena a Viareggio da parte di un gruppo di giovani, fra cui anche dei minorenni. Le condizioni di Iacconi risultarono subito molto gravi, nell'aggressione rimase ferito anche un amico. Dopo alcuni interventi chirurgici, l'ultimo dei quali sabato pomeriggio alla carotide, è purtroppo deceduto. Un 17enne viareggino si è autoaccusato dell'aggressione presentandosi spontaneamente al commissariato di polizia di Viareggio accompagnato dai suoi legali, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti, che hanno effettuato delle perquisizioni nella sua abitazione e in altre di ragazzi sempre della zona. Sono stati individuati un casco e sequestrati anche alcuni indumenti. Sulla vicenda stanno lavorando da tempo le procure di Lucca e Firenze, oltre gli uomini dell'anticrimine del commissariato di Viareggio. A questo punto, dopo questo tragico epilogo, le persone attendono una risposta immediata da parte degli inquirenti, soprattutto i familiari e gli amici.